tema delle risorse addizionali per lo sviluppo. Grazie. La ringrazio molto. Dovremmo dunque passare all'interrogazione dell'onorevole Sorial, che però non è in aula, e quindi passiamo all'interrogazione successiva dell'onorevole Melilla. È la 2979 dell'onorevole Palazzotto, concernente lo stato di attuazione della legge 125/2014 recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale e lo sviluppo. L'onorevole Melilla intende illustrarla? Prego. L'interpellanza chiede appunto i ritardi, i motivi dei ritardi nell'attuazione della legge, poi mi riservo di intervenire dopo la risposta. Allora, io a questo punto sospendo brevemente la seduta perché il sottosegretario che dovrebbe rispondere alla sua interpellanza non è presente al momento in aula e riprendiamo la seduta non appena è pronto, oppure per annunciare che le interrogazioni successive. Sospendo la seduta.